La vita frenetica di ogni giorno, che d'altronde appartiene comunemente al terzo millennio, ci fa spesso dimenticare una parola importante, solidarietà. Quella parola che Francesco non ha dimenticato e per tale ragione noi abbiamo deciso di fargli raccontare questa brillantissima idea in televisione. Vogliamo andare, Francesco? Francesco Fabiano, lei ha 67 anni e da decine d'anni, ormai lo possiamo dire, è un ristoratore della città. Qui a Cecina ha avuto un'idea decisamente brillante. Ci vuole spiegare a grandi linee di che cosa si tratta? Tutte le sere io mi rimane della pizza, del pane, delle docce e un po' di tutto, diciamo. Settimana scorsa ho pensato di buttare e di mettere una busta fuori, sempre messo su Facebook, e la mattina non c'era più. L'ho fatto per un po' di tempo, ho visto che andava, che funzionava questa cosa, che andava bene. E allora ho pensato tutte le sere, quindi tutta la spesa che rimane, delle pizze, pane, docce, scacciate, tutte queste cose, più ci metto una bottiglia d'acqua e la metto sul tavolo fuori. Sono molti i bisognosi che puntualmente si recano da Francesco, una sorta di appuntamento fisso per senza tetto, ma anche per persone apparentemente normali, improvvisamente scese sotto la soglia di povertà. Io conosco persone che non si possono comprare nemmeno il pane. E allora facciamo questa iniziativa qui a Cecina, diciamo da tutto il mondo, da tutta l'Italia, da tutto il mondo. Facciamo tutto così, fosse una cosa buona. Francesco si accalora, si spende per le persone in difficoltà e come può ci racconta altre iniziative. Idee con un diverso modus operandi, ma con lo stesso comune denominatore, la solidarietà, quella cosa sempre più utile e sempre più rara. Prossima settimana, da lunedì, io faccio un'altra iniziativa. Due persone ogni sera, dalle 7 alle 8 alle 20:30, dalle 19 alle 20, alle 21, diciamo, ospito due persone, due pizze margherite e due bottiglie d'acqua. Chi vuole venire tutte le sere può venire qui nella mia pizzeria, che è gestita anche di mio figlio Giuseppe. Facciamo questa iniziativa, vediamo se va bene. Faccio tutte le persone, non tutti, quelli che hanno bisogno, quelli che non si possono permettere, una pizza o che so, una scacciata o un primo, possono venire qui gratis a venire a mangiarsi la sua pizza. Dunque tutti i giorni, o meglio tutte le sere, lei mette a disposizione una borsa di viveri e una cena almeno per due persone che vogliano appunto approfittare della sua generosità. Ma la domanda nasce spontanea: chi glielo fa fare? Me lo fa fare perché io vedo tante persone. Dico una cosa, per esempio, a sud, l'altra sera ho visto un bambino che passava di qui e ci diceva a papà o alla mamma: papà, o voglio un cioccolato o una pizza. Allora ho fatto questa iniziativa, a me mi costa 10 euro, 15 euro, quelli che saranno. Allora a me 10 euro non mi fanno niente oggi e voglio aiutare queste persone che c'hanno, con mio piccolo. Non posso regalare soldi, per esempio l'altra volta è venuta una ragazza e dice: mi dai 2 euro? No. Prendi tutto quello che vuoi, mangi e te ne vai. Ma soldi non ne ho, perché non ce l'ho soldi, posso offrire quello che ho. Francesco è un bravo uomo, una persona semplice che ha fatto del suo altruismo una ragione di vita e che oggi più che mai ha un solo sogno, una sola speranza. Speriamo che si allagano tutti il resto del comune di Cecina, così tutti stiamo bene, anche il nostro cuore sta bene.